Oggi entriamo nella mitica Sala di Malachite, al Palazzo d'Inverno di San Pietroburgo, che ospita, come sapete tutti, il Museo Hermitage. La malachite era una rara pietra semipreziosa. Dal 1830 in poi, dopo la scoperta di enormi depositi negli Urali, divenne ampiamente utilizzata in Russia. Ah, questa immagine è dell'inverno scorso, ma in questo video ce ne sono anche di più recenti. Ecco, come potete vedere, la malachite viene impiegata oggi per creare degli ambienti un po' particolari. La sala di malachite venne costruita negli anni dal 1837 al 39 dall'architetto Aleksandr Bryullov. Insomma, subito dopo il grande incendio del 1837 che distrusse tantissime sale del Palazzo d'Inverno. In questo quadro del 1833 vediamo com'era prima. La sala di malachite aveva una particolarità: separava le sale cerimoniali del palazzo dalle camere private dell'imperatrice. Era quindi una stanza di confine, ma rappresentativa. Apriva una infilata di tre salotti. Qui si radunava la famiglia imperiale prima degli eventi importanti. Processioni, cerimonie, erano tutte iper regolamentate, non come noi che prendiamo il giubbotto e usciamo. Qui è stata impiegata la tecnica del mosaico russo, cioè delle lastre di pietra incollate su una base, mentre le linee di congiunzione venivano riempite con polvere di malachite e la superficie levigata. Proprio in questa sala, il 14 novembre 1894, si tenne il rito della vestizione per il matrimonio tra Aleksandra Fyodorovna e Nicola II. Nei primi anni di vita coniugale, Nicola II e Aleksandra Fyodorovna tenevano qui in questa sala le loro colazioni reali durante le solenni festività natalizie. Guardate che interni! E poi qualcuno commenta sempre: «Eh sì, ma il popolo moriva di fame!» Ma da queste splendide finestre potevi vederlo meglio. E poi qualcuno risponde: «Eh vabbè, ma questo è rimasto e oggi possiamo godere di tanta bellezza, abbiamo pure pagato il biglietto per entrare». Durante la Prima Guerra Mondiale il salotto ospitava riunioni di beneficenza. Altre sale del Palazzo d'Inverno vennero adibite a ospedale militare. Ma ogni cosa ha un termine, pure le dinastie. 1917, rivoluzione di febbraio. Le donne scendono in strada, protestano. Sono tutte donne di una volta, tutte con la ciabatta in mano, e urlano: «Vieni qui, Nicola, che non ti facciamo niente!» Così cade una dinastia durata 300 anni. Dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre c'è tantissima confusione in città. Dal giugno all'ottobre 1917, qui al Palazzo d'Inverno ha sede il governo provvisorio. E il luogo delle riunioni fu proprio la sala di malachite. La notte tra il 25 e il 26 ottobre 1917 inizia il bombardamento. La stanza si affaccia sul fiume Neva, quindi era poco sicura. I membri del governo si dissero: «Andiamo in una stanza interna, che qui tira una brutta aria». Era l'inizio della rivoluzione d'ottobre.